attenzione, il tiro al gol, il gol di Giménez, il gol di Giménez. Cacao e il gol di Cacao che chiude la partita e regala la Coppa Italia al Breganze. Gentili signore e signori, dalla Pala Ferrarin di Breganze, buonasera da Fausto Pozzan, è domenica 10 dicembre, tra qualche minuto. Benet Lab Breganze opposta a Roller di Edema Bassano, è Coppa Italia di Serie 2 stagione 2023-2024, è assolutamente tempo di verdetti, perché questa è la penultima giornata, la nona nello specifico del girone di qualificazione. La vincente di questo girone, che è il gruppo B, si affiancherà alle altre squadre che daranno vita alla semifinale, alle Final Four, quindi semifinale poi finale secca per l'assegnazione della Coppa Italia edizione 2023-2024, che verrà assegnata in sede da destinarsi a cavallo tra la fine dell'inverno e la prossima primavera dell'imminente 2024. A sfidarsi quindi Veneta Lab Breganze e Roller Bassano, che sono separate da un solo punto in classifica. Classifica del gruppo B, che vede per il momento avanti a tutti il Tiene, che però ha giocato una partita in più, con 16 punti. A seguire Breganze con 13, Roller Bassano con 12, Montecchio Precalcino con 4 e Sandrigo con 3. Montecchio Precalcino ha già terminato le sue fatiche. Breganze concluderà il proprio girone di qualificazione sabato prossimo in trasferta a Tiene. Tiene che è stata la squadra che ha battuto il Breganze. Il Breganze ha perso una sola gara in questo girone di qualificazione e all'andata aveva pareggiato in quella di Bassano. La caratteristica di questo girone di qualificazione è naturalmente quella di essere composto da squadre della provincia di Vicenza, nello specifico appunto le abbiamo già ricordate: Roller Bassano, Breganze, Tiene, Montecchio Precalcino e Sandrigo. Nel caso di Breganze e Sandrigo si tratta delle seconde squadre, mentre per quanto riguarda le altre tre sono le prime squadre delle società ormai storiche, ormai che danno lustro a questo sport, che nella provincia di Vicenza ha forse il clou per quanto riguarda il numero di praticanti, il numero di società. Qualcuno l'ha definita la piccola Catalunya, paragonando appunto
la provincia di Vicenza per diffusione di questo sport alla regione spagnola, regione appartenente alla Spagna. Il ritorno alla Final Four, e quindi semifinale e finale, mentre l'ultima edizione di Coppa Italia prevedeva un girone di qualificazione con semifinali durante la regular season del campionato di A1, per dire. E per quel che riguarda la squadra vincitrice della Coppa Italia, quindi la detentrice, è proprio il Braganza, infatti, nella scorsa stagione conquistò, battendo il roller e il Camaiore, la Coppa Italia di Serie 2 edizione 2020-2023. Intanto ha fatto il suo ingresso in campo la formazione ospite del Decom Roller Bassano, maglia rossa, calzoncini bianchi, calzettoni neri per quanto riguarda gli ospiti del Diadema Roller Bassano. Tra qualche istante farà il suo ingresso in pista l'Hockey Braganza. Vi daremo poi la lettura delle formazioni, dei numeri di maglia dei giocatori che si affronteranno tra qualche minuto. Intanto la regia del Palla Ferrarin mette in onda la sigla dell'Hockey Braganza. Hockey Braganza che deve ancora fare il suo ingresso in pista tra qualche istante.
per quando parliamo comunque di alcuni temi di questa sfida, intanto gli allenatori. Da una parte Luis Nunes, assolutamente una bandiera dell'hockey bassanese, è portoghese però e ci tiene assolutamente a ricordarlo Luis. Lui ha tanti trascorsi da giocatore con le finali scudetto mitiche, ma parliamo di anni 80, i mitici anni 80, dove l'hockey a Bassano si giocava nella palestra del centro giovanile. E da qualche anno si alterna al capezzale di entrambe le formazioni bassanesi. L'hockey Bassano, in situazioni magari di emergenza, ha attinto la sua proverbiale e rinomata esperienza. Ricordiamo che assolutamente la famiglia Nunes è una dinastia, e l'ultimo esempio di questa dinastia è naturalmente Elder, che è stato giocatore del Porto, del Barcellona, ed è uno degli interpreti maggiori di questa disciplina, dei migliori atleti che giocano a hockey su pista. Per quanto riguarda invece l'allenatore della formazione di casa del Veneta Lab Breganze, trattasi di Gabriele Tiella, da Montecchio Precalcino, ma qui a Breganze dalla stagione 2016-2017, dove ha allenato le giovanili. Ultimi tre anni di esperienza da capo allenatore in quel di Tiene, condotta brillantemente, esperienze importanti che ha messo a frutto prendendo la guida della seconda squadra di Breganze e disimpegnandosi assolutamente bene in questo girone di qualificazione, perché a due giornate dal termine appunto Breganze è assolutamente in corsa per tentare di conquistare la Final Four e quindi provare a difendere il titolo che è stato conquistato in quel di Trissino lo scorso mese di marzo. Una partita quindi che si annuncia assolutamente importante. All'andata finì 3-3 con Breganze che dovette rincorrere gli avversari e riuscì nel finale a pareggiare. Ci fu una ottima prova tra l'altro nell'occasione del portiere, cioè di Giuseppe Tagliapietro. Vediamo allora, per esempio, un altro tema della sfida è vedere chi sono i marcatori delle rispettive squadre, mentre adesso in completa tenuta rosa fa il suo ingresso, calzoncini grigi, il Veneta Lab Breganze capitanato da Andrea Scortegagna. C'eravamo dei realizzatori per quanto riguarda il Diademarolle Bassano, il cannoniere è Tottene con 14 reti, a seguire il capitano Marangoni con 6, anzi vice capitano Marangoni, perché poi il capitano della formazione ospite è Edoardo Pelva con 3, poi abbiamo Refosco con 4 reti, Rigon con 2, primo anno qui in quel di Bassano per Rigon che proviene dal Sandrigo, e Zen con 2. Per quanto riguarda Breganze il cannoniere è Tommaso Volpe, 15 reti, a seguire Tommaso Battaglin con 5, Ettore Barbieri con 4, Costenaro con 3, Giovanni Tagliapietra con 4 reti, Antonio Tagliapietra con 2. Eccole le squadre che si schierano per i rituali saluti prima di dare vita alla contesa. Lettura delle formazioni da parte dello speaker di giornata, che è Alessandro Paron, dirigente a disposizione delle squadre senior dell'Hockey Breganze. Alessandro Paron ci ha dato lettura delle formazioni delle squadre
che comunque vi ripetiamo, per quanto riguarda gli ospiti del Diadema Roller Bassano, i portieri sono Matteo Dalla Valle con il 74 e Mattia Buonotto con il 10, i giocatori di movimento Mattia Antoniazzi con il 5, Mattia Saraiotto con il numero 8, capitan Marangoni, vice capitano, scusate di nuovo, vice capitano Andrea Marangoni con il 9, il capitano invece della formazione ospite Edoardo Pelva con il 3, Mattia Tottene con il 4, Pietro Zenna con il 33, Alessandro Refosco con il 24, Nicola Rigon con il 72. Abbiamo ricordato che l'allenatore della formazione ospite del Diadema Roller Bassano è Luis Nunes. Per quanto riguarda il Breganzi, invece, i portieri sono Giuseppe Tagliapietra con il 28 e Giulio Battistin con il 19. I giocatori di movimento Antonio Tagliapietra con il 13, Andrea Scortegagna che è il capitano della formazione rossonera con il numero 16. Poi abbiamo Giovanni Tagliapietra con il 27, Tommaso Battaglin con il 28, Ettore Barbieri con il 31, Davide Grazian con il 64, Tommaso Volpe con l'87, Cristian Constenaro con il 66 e l'allenatore, appunto, abbiamo ricordato essere Gabriele Tiella. Per quanto riguarda quindi i quintetti, Bassano con Tottene, Pelva, Marangoni, Rigon tra i pali, Matteo Dalla Valle che è l'ex di serata, Breganze con Battistin, Costenaro, Barbieri, Volpe e Battaglin. Buon divertimento e buon match a chi ci sta seguendo. Primo possesso del roller Bassano. Tottene a scambiare con Marangoni, all'indietro da Capitan Pelva. Trova un passaggio, trova bene Tottene che va subito alla conclusione, non lontana dal palo difeso da Giulio Battistin, recupera palla per Breganze. Cristian Costanaro, il fratello è Silvio, che gioca nella prima squadra. È un buon recupero di Tommaso Battaglin che viene fermato irregolarmente da Andrea Marangoni a due passi da Matteo Dalla Valle. Di qui la decisione del signor Alessandro Canonico di concedere tiro di rigore a favore del Breganze, quindi dopo nemmeno 31 secondi, subito una svolta importante di questo match. Vediamo se Breganze riuscirà a smuovere il risultato. Volpe contro Dalla Valle, il tiro fuori dallo specchio della porta di Tommaso Volpe che va ribattuta dopo due tiri consecutivi. Si oppone anche con l'aiuto del palo Matteo Dalla Valle, sventa la minaccia e quindi si rimane a reti violati. Andrea Marangoni, la conclusione, non trova la porta, quindi prima possibilità di Breganze per portarsi in vantaggio. Tommaso Volpe non ha inquadrato la porta del tiro da rigore. La conclusione di Rigon, ancora una volta non trova la porta, qualche imprecisione di troppo, ma Bassano ripetutamente al tiro in questi primo minuto, qualcosa di più dall'inizio di questa partita. Cristian Costanaro prova ad accelerare, a scambiare con Barbieri, Ettore Barbieri, classe 2005, lo ricordiamo. Breganze è sicuramente la formazione più giovane iscritta a questa Coppa Italia in Serie 2 per quanto riguarda il girone B. La conclusione di Cristian Costanaro, murata. La deviazione, palla alta, possesso per Breganze sull'angolo alto, la destra del fonte d'attacco della formazione rossonera questa sera. Incompleta tenuta rosa, è già qualche partita che Breganze sfoggia questa divisa. Tentativo di Ettore Barbieri di trovare lo scatto, l'inserimento, il taglio meglio di Tommaso Battaglin, non è riuscito. Andiamo dall'altra parte con Nicola Rigon che scarica lì dietro per Tottene. Ancora Nicola Rigon, Marangoni, classe 89, sicuramente atleta esperto con l'istinto del goleador, una certezza quando va a tirare rigori e punizioni e tiri liberi diretti per la sua formazione, figlio d'arte, lo ricordiamo. Qui ringhia Ettore Barbieri su Tottene che si libera molto bene della sfera servendo Nicola Rigon, il primo tiro in porta fa buona guardia, il primo tiro in porta di Diadema Roller Bassano fa buona guardia Giulio Battistin, anche lui classe 2005, portiere delle Breganze, sono 3 2005, ricordiamo, quindi 18 anni. E un 2006, i giocatori schierati nel quintetto base del Vegetalab Breganze. Qui c'è un passaggio errato, probabilmente ci sarà il fallo da 5 secondi, così è,
così viene decretato dal signor Alessandro Canonico, che sta dirigendo questa partita. 2 minuti e mezzo dall'inizio della gara, risultato a occhiali, come si suol dire, 0-0. Breganze che ha fallito un tiro di rigore con Tommaso Volpe e che è in possesso di sfera con Barbieri a scambiare con Battaglini all'indietro da Tommaso Volpe. Si mette in proprio, alla conclusione non trova la porta. Recupera palla però per i propri colori Tommaso Battaglini, che subisce fallo da Pelva, che si scusa, accetta le scuse Tommaso Battaglini. Fair play tra i due. Ancora Ettore Barbieri a manovrare, all'indietro per Cristian Costanaro. Tommaso Volpe si mette in proprio, si autolancia, poi scarica all'indietro per Ettore Barbieri. Il blocco centrale di Cristian Costanaro. Il tentativo di penetrazione di Ettore Barbieri. Recuperano palla però i giocatori di Luis Nunes, se ne vanno con Nicola Rigon. Dietro la porta di Giulio Battistin, la conclusione di Pelva, fa buona guardia con il guantone destro. Giulio Battistin sventa la minaccia. Ancora un possesso, un bel lancio a pescare Ettore Barbieri. La conclusione a un passo da Matteo Dalla Valle, non in qua dalla porta. È stato un ottimo filtrante quello di Cristian Costanaro. Un bellissimo assist, purtroppo non sfruttato dal compagno di squadra. Se ne va Nicola Rigo. C'è una rappresentanza di supporters bassanesi a sostenere Diadema Rolle e Bassano in trasferta. Sentiamo il loro tamburo. Rolle e Bassano non è affatto la seconda squadra hockeyistica bassanese. Amen. Ci tiene assolutamente a segnare la propria, con il proprio orgoglio, il proprio contributo alla causa dell'hockey pista italiana, soprattutto a livello giovanile, con titoli a ripetizione conquistati negli ultimi anni. Costanaro per Battaglin, che si mette in proprio, va a rischiare un dribbling a centrocampo, ne stava approfittando Nicola Rigon. Ancora l'azione insistita di Cristian Costanaro, il tiro fa buona guardia a Matteo Dalla Valle. Se ne va Nicola Rigon, buono lo spunto di Nicola Rigon, ricordiamo San Vicenzo, ma tanti anni attiene per lui. Nelle giovanili soprattutto. Si riparte, possesso per Andrea Marangoni, all'indietro a metà pista per Edoardo Pelva, che se ne va. Le finte di Edoardo Pelva, la finta di tiro e torna su di lui molto bene in fase difensiva. Ettore Barbieri ne elude il tentativo di conclusione. Qui c'è la conclusione invece di Andrea Marangoni, che cercava soprattutto di riproporre un possesso di 45 secondi per i propri colori, ma hanno recuperato palla i giocatori di Gabellatella. Il tentativo di Cristian Costanaro di servire, di premiare il taglio di Tommaso Battaglin, che però non ha capito l'intenzione del compagno dall'altra parte, con Totene, il marcatore, ricordiamo, il principale marcatore di Adema Rolle e Bassano. Una ripartenza molto veloce di Breganze con Tommaso Volpe, che è sfortunato al momento di controllare palla per l'ultimo tiro, ma si era proposto molto bene. È stata un'ottima transizione questa dei giocatori di Gabellatella. Il recupero palla di Ettore Barbieri, lo scatto immediato di Tommaso Volpe a due passi dalla porta, non è riuscito ad avere l'ultimo controllo perché la palla gli è scivolata. 19-39, un match che promette sicuramente di essere gradevole. Discreta affluenza di pubblico per essere domenica sera e per trattarsi di un match di A2. Aggiustare a metà pista i giocatori di Luis Nunes con Rigon a scambiare con Edoardo Pelva, che ha spazio, conclude, para Giulio Battistin. Ancora un possesso per Bassano, il passaggio di Pelva non è controllato da Totene perché era impreciso, e allora possesso per Breganze con Tommaso Volpe, all'indietro per Tommaso Battaglin. Ancora Tommaso Battaglin dietro la porta, va a trovare Ettore Barbieri, lo raddoppiano, mette tutti d'accordo. Comunque Tommaso Battaglin recupera sfera per i propri colori, e allora dall'altra parte conquista Costanaro sulla sinistra, il tentativo di tiro schiaffeggiato
non inquadra la porta, si libera bene. Adesso Tommaso Battaglini alza e schiaccia, fa buona guardia Matteo Dalla Valle. Alle viste il primo time out della partita, l'ha chiamato Luis Nunes. Ha un problema di controllo, Andrea Marangoni lo risolve, serve Nicola Rigon, ha messo il fallo di 10 secondi, time out, Luis Nunes che chiama i suoi, vuole parlarci su. Partita gradevole, qualche buono spunto, qualche imprecisione di troppo, ha iniziato male in sede di conclusione Rolio Bassano e Braganza la sta imitando purtroppo, perché è sempre mancato la finalizzazione in questo inizio di gara, che comunque non sta affatto tradendo le attese. Ricordiamo, è un match molto atteso perché le squadre in pista si stanno contendendo con il Tiene l'unico posto che assegnerà questo girone per la partecipazione alla finale A4 di Coppa Italia Serie A2 edizione 2023-2024. Il suono della sirena a decretare la fine del periodo di sospensione. Tra qualche istante quindi il match riprenderà. A 0-0 il punteggio. 18-30 alla fine della prima frazione di gioco. Siamo a metà pista. La parte sinistra del fronte d'attacco della formazione rossonera. Tommaso Battaglini a servire Cristian Costerano. Il blocco laterale, la finta di blocco laterale da parte di Ettore Barbieri, che poi controlla sfera lasciata lì da Cristian Costanaro. Si cercano i due all'indietro per Tommaso Volpe. La finta di tiro di Tommaso Volpe, perde palla per l'intervento di Nicola Rigon. Alza schiaccia di Nicola Rigon, pelva il bastone di Giulio Battistin a sventare un possibile pericolo davanti alla propria porta. Se ne va Cristian Costanaro, che si mette in proprio, cerca di incunearsi nell'interno dell'area avversaria. Fanno buona guardia invece i difensori della formazione ospite. Pelva per Totene, la rete di Totene, 17-49, sblocca il risultato Roller Bassano con Totene, il suo numero 4, che mette a segno il 15° gol della stagione. 1-0 Roller Bassano. Braganza è sotto nel punteggio. Bel gol di Totene, che si è incuneato nell'area, la sua progressione non ha lasciato scampo al portiere rossonero Giulio Battistin. Ettore Barbieri a scambiare dietro la gabbia di Matteo Dalla Valle con Tommaso Battaglini, all'indietro per Cristian Costanaro. Il filtrante di Cristian Costanaro teneva probabilmente a servire Ettore Barbieri, che era posizionato sul secondo palo, non ha potuto ricevere il passaggio del compagno. Dall'altra parte Marangoni, le finte di tiro di Andrea Marangoni, viene su di lui Ettore Barbieri, Totene, Nicola Rigon, le finte di Nicola Rigon, cerca magari il possesso prolungato della formazione ospite, ecco l'autore del gol, Mattia Totene, ricordiamo 15 gol per lui, con quello messo a segno stasera in questo giro di qualificazione, cerca di concedere il bis, lo fermano i giocatori di Gabriele Tiella, se ne va Ettore Barbieri, la conclusione ribattuta da Nicola Rigon, riparte Roger Bassano in 3-2, pelva, la palla che danza pericolosamente, il signor Canonico che concede il gol. È stato un bellissimo contropiede, vediamo il signor Canonico, fa cenno di aver visto la palla entrare in porta. I giocatori di Gabriele Tiella insistono nel dire che secondo loro la palla non è entrata. Vediamo comunque l'azione. No, questo è il primo gol di Totten. Intanto c'è il time out e comunque il signor Canonico non cambia idea. Ha concesso il gol e quindi doppio vantaggio del Diadema Roller Bassano a 16:45. Rete di Pelva. 2-0. Diadema Roller Bassano. Situazione analoga a quanto si verificò l'andata. Anche allora Braganza andò sotto nel punteggio. È entrato intanto Giovanni Dagliapietra, è uscito Ettore Barbieri. Roller Bassano quindi, che in caso di vittoria supererebbe Braganza a 15 punti.
con la possibilità di giocare l'ultimo turno contro San Drigo. Braganza invece, ricordiamo, dovrà fare visita al Tiene. Braganza è chiamato a tentare la rimonta, Roller Bassano ovviamente tenta, magari se possibile, a rotondare in punteggio. Giovanni Tagliapietra intanto a scambiare e entrare in partita giocando con Tommaso Volpe. Cattivo controllo di Cristian Costenaro, perde palla per l'intervento di Totene, se ne va Totene, non fischia, non rileva irregolarità il signor Canonico, e allora Tommaso Volpe affrontato da Nicola Rigon, subisce fallo da Rigon, qui subito aveva battuto velocemente la punizione Braganza, ma fa rettificare il punto di battuta il signor Canonico, fa segno che si riprenderà con il suo fischio e quindi tutto fermo. Punizione sull'angolo alto, alla sinistra del angolo basso, scusate, la sinistra del fronte d'attacco della formazione di casa, sotto nel punteggio per 2-0. Sul punto di battuta Giovanni Tagliapietra e Tommaso Battaglini. Si riparte, Tommaso Battaglini in possesso di sfera. All'indietro per Cristian Costenaro. La progressione di Cristian Costenaro, la conclusione, il palo. Un ottimo spunto di Cristian Costenaro a sfogare tutta la sua potenza a prendere l'incrocio dei pali. Opportunità per Braganza, sfortunata nella circostanza la formazione di casa. Tommaso Battaglin, tentativo di blocco, il tiro trova i garretti di Cristian Costenaro, inavvertitamente. Ancora Cristian Costenaro che si sta mettendo in proprio, perde palla, anzi commette irregolarità perché gioca la palla quando era caduto, e allora possesso per Diadema Roller Bassano, la conclusione di Andrea Marangoni, la parata di Giulio Battistin, riparte Braganza velocemente con Tommaso Battaglini sul numero 28 dietro la gabbia di Matteo Dalla Valle. Ancora all'indietro per Cristian Costenaro, stop e tiro deviato da Matteo Dalla Valle, l'ex di turno che ci tiene ovviamente a far bene. Secondo fallo di squadra commesso da Braganza. Situazione falli 2-2. Situazione punteggio. Diadema Roller Bassano avanti per 2-0. Reti di Totene e Capitan Velva. 4 gol per lui in stagione. In stagione in Coppa Italia. C'è il primo cambio. Entra Zen. Fallo di squadra. Braganza che si sta caricando. È già a 3. Pietro Zen, numero 33. Il suo ingresso in pista. Trascorsi 10 minuti dall'inizio della partita. Punteggio di Diadema Roller Bassano 2, Braganza 0. Edoardo Pelva. Alle viste un cambio anche per Braganza, il secondo cambio. Andrea Scortegagna, pronto a fare il suo ingresso nel terreno di gioco. Nicola Rigon. Zen. Stanno scadendo i 45 secondi per andare al tiro. Eccolo il tiro parato da Giulio Battistin. Era un tiro di alleggerimento per magari per provare a riprendere palla e avere ancora altri 45 secondi per portare una minaccia alla porta avversaria. Questo era l'evidente intento del giocatore ospite. A scambiare a due i giocatori di Gabriele Tiella. La progressione di Tommaso Volpe. Sono chiusi a riccio a protezione del proprio portiere i giocatori di Luis Nunes. Braganza che non trova evidentemente spazi, qui c'è la palla nel traffico, tentava di approfittarne Tommaso Battaglini. 10 secondi fa segno il direttore di gara per varcare la metà pista, lo fa velocemente Giovanni Tagliapietra che si mette in proprio, prova il cost to cost, lo fermano al limite dell'area, potenziale di partenza di 2 contro 2 con Edoardo Pelva che se ne va. La conclusione, non trova la porta. Un'iniziativa interessante questa del capitano, il match che si sta aprendo. Ripartenza di Tommaso Volpe, ma sono tornati a riccio a difendere i propri portieri, i giocatori di Business. Scatenato però Tommaso Volpe, che non ci sta a stare sotto nel punteggio. Giovanni Tagliapietra perde palla. L'intervento difensivo è brillante da parte di Totene, dall'altra parte Edoardo Pelva. Lo scambio di indietro per Totene. Pelva. Rigon. Totene.
Pelva rigonda, la conclusione non trova la porta, ma un tiro sicuramente ben congegnato. Ha avuto l'unico torto di rivelarsi impreciso. Il cambio, entra Andrea Scortecagni, il capitano, più anziano si fa per dire della formazione di Caro, dall'alto dei suoi 24 anni. Eccolo contendere la sfera ai giocatori avversari, ha qualche problema di controllo, infatti ne approfitta Pietro Zenne, che va a scambiare con Tottene, ancora davanti alla porta di Giulio Battistin, che chiude tutto per il momento, poi ancora Zenne a trovare un altro tiro. Andrea Scortegagna si libera dell'avversario servendo e premiando l'accelerazione di Tommaso Battaglin, che pensa per un attimo magari a provare a cercare Giovanni Tagliapietra sul primo palo. Lo scambio con ancora Giovanni Tagliapietra, li tengono qualche problema, viene contrastato da Edoardo Pelva, che li porta via la palla. Tottene, la conclusione imprecisa. Abbiamo già varcato la metà di questo primo tempo, questo importante match di qualificazione. Attenzione qui, a un passo dal terzo gol di Ademaroli Albassano, con uno scatenato Tottene, Mattia Tottene, ottima giocata la sua, sta venendo fuori da dietro porta brillantemente. Scortegagna, Tommaso Volpe, ancora Andrea Scortegagna, catechizzato da Gabriele Tiella, a caccia della sfera i giocatori di casa sotto nel punteggio. Tommaso Battaglin riceve da Giovanni Tagliapietra, il filtrante non inquadra la porta e non trova la auspicata deviazione del compagno. Qui c'è il tiro di Tommaso Volpe, deviato da Tottene, la palla esce dalla pista, sarà possesso per la formazione di casa. 11-15 al termine della prima fazione di gioco di questo match ripreso dalle telecamere di Hockey Pista Fisre TV, la piattaforma digitale a disposizione sul canale YouTube. L'operatore Marian Monteanu. Il punteggio di questa partita vede appunto Diademaroli Albassano avanti 2-0, le reti messe a segno da Pelva e Tottene, questa è la prima degli highlights che ci vengono proposti, messa a segno appunto da Mattia Tottene, che ha sbloccato il risultato, che è stato, si è trattato del 15° gol stagionale per l'ottimo giocatore del Diademaroli Albassano. È entrato Refusco nelle file della formazione ospite, è rientrato Barbieri nel Breganza, è andato a rifiatare Tommaso Volpe. Ancora in pista invece Tommaso Battaglin, che non è mai uscito, così come Giulio Battistin. Dall'altra parte, sempre in pista Tottene e Matteo Dalla Valle, mentre sono andati a rifiatare Edoardo Pelva e Andrea Marangoni, e anche Nicola Rigon è sempre rimasto in pista dall'inizio di questa partita. Si riparte con la pallina sulla stecca di Giovanni Tagliapietra sulla sinistra del fronte d'attacco della formazione di casa, sotto nel punteggio per 2-0. 11-15 al termine della prima fazione di gioco. Giovanni Tagliapietra all'indietro per Tommaso Battaglin, il tiro deviato, 45 secondi sono scaduti per Breganze e allora sarà possesso per Diademaroli Albassano. Nicola Rigon a scambiare con Mattia Tottene, ancora Tottene con Refosco che gli fa un parziale blocco, a manovrare in tre ami i giocatori di Luis Nunes, ancora Tottene, la conclusione non trova la porta, con Giulio Battistin che controlla la palla andare oltre la propria traversa, palla uscita dal terreno di gioco dalla rete di protezione, e allora viene recuperata dal presidente delle Breganze Stefano Volpe, che porge palla a Tommaso Battaglin, da questi a Andrea Scortegagna, si riparte con il numero 28 di casa, ancora Andrea Scortegagna, Ettore Barbieri, tenta lo smarcamento Andrea Scortegagna, gioca da pilone nella circostanza, la punta qui, l'accelerazione di Giovanni Tagliapietra,
tentativo di alza e schiaccia velleitario all'indietro per Tommaso Battaglin, che cercava, ha cercato una figlia di tiro, ha cercato il servizio per Ettore Barbieri, ma si è chiusa a riccio la difesa ospite. Hanno recuperato sfera i giocatori di Luis Nunes, propongono un nuovo, una nuova iniziativa d'attacco con Nicola Rigon. Refosco, Tottene, Refosco, Rigon, contrasto tra Rigon e Scortegagna, non ravvisa irregolarità il direttore di gara. E allora ancora un possesso per Rolle Bassano, che ha 10 secondi per completare la manovra d'attacco. Refosco, la palla deviata, vediamo se Giovanni Tagliapietra se ne impossessa, invece ritornano molto bene, si sacrificano in fase di copertura i giocatori di Luis Nunes e non concedono una ripartenza che poteva rivelarsi insidiosa per i giocatori di casa. Questo match è influenzato sicuramente dall'ottima difesa di Rolle Bassano, che non concede spazi a Breganze. Qualche imprecisione di troppo nella manovra da parte della formazione di casa. E Rolle Bassano che sta meritando il punteggio in virtù dell'ottima conduzione delle occasioni che ha avuto in transizione in ripartenza, che hanno fruttato i gol di Tottene e Pelva. Scortegagna, Battaglin, la conclusione deviata. Tottene a proporre una nuova iniziativa offensiva per i giocatori di Luis Nunes. Nicola Rigon all'indietro, Refosco, Tottene, Nicola Rigon, le finte di Nicola Rigon, ancora Nicola Rigon, se ne va, tentativo di trovare la deviazione volante da parte di Pietro Genna. Era una palla obiettivamente difficile da controllare. Dall'altra parte Ettore Barbieri si mette in proprio, non trova un pertugio. È difficile trovare spazi con una difesa molto ben orchestrata. Breganze dovrebbe riuscire a muovere pallina, a cambiare molto nel giro palla, a trovare la ricerca degli spazi per andare alla conclusione. Così è più difficile. Qui c'è una buona iniziativa, una palla per Andrea Scortegagna che la conclusione la fa, ma trova il bastone di Matteo Dalla Valle, suo compagno e il suo coetaneo. Qui c'è lo spazio per Breganze con la conclusione di Ettore Barbieri, con la parata molto attenta di Matteo Dalla Valle. Era una ripartenza in 3 contro 2 e la conclusione è stata discretamente potente da parte di Ettore Barbieri, ma il guantone sinistro di Matteo Dalla Valle ha risposto presente. 7:33 al termine della prima fazione di gioco, Breganze sotto nel punteggio, 2-0 Roller Bassano, diadema Roller Bassano, reti di Tottene e Pelva. Qui un ottimo recupero difensivo di Andrea Scortegagna, che salva letteralmente un gol praticamente fatto. Qui Tommaso Battaglin viene fermato, riparte Pelva, ancora un intervento difensivo di Andrea Scortegagna, e ancora Andrea Scortegagna a contendere palla, a discutere il possesso e a vincerlo per i propri colori. E allora Tommaso Battaglin, Ettore Barbieri ai limiti dell'area, lo scambio con Scortegagna, Giovanni Tagliapietra, pronto a rientrare intanto Tommaso Volpe, ancora Tommaso Battaglin, Andrea Scortegagna, Ettore Barbieri, Tommaso Battaglin insieme a metà campo, la progressione di Tommaso Battaglin, la conclusione, la parata di Matteo Dalla Valle, va alla caccia della sfera Tommaso Battaglin. Portare palla con una mano, la sua tipica progressione del 28 di casa. Il blocco di Tommaso Battaglin a favorire il tentativo di Ettore Barbieri, che provava a servirlo. Ancora un tentativo di recupero di Ettore Barbieri, che va a contendere anche il possesso a Edoardo Pelva. Lo vince, se ne va Ettore Barbieri, Giovanni Tagliapietra, ancora Giovanni Tagliapietra. È stata una bella iniziativa di Ettore Barbieri. Subisce fallo intanto Giovanni Tagliapietra. Esce Tommaso Battaglin, rientra Tommaso Volpe. Meno di 6 minuti al termine della prima fazione di gioco, il tempo per rimediare
Breganze ne ha, però Roller Bassano giustamente non demorde e sta disputando un'ottima partita dal suo punto di vista. Lì viste un altro timeout chiamato da Luis Nunes. Giovanni Tagliapietra, la conclusione trova i pattini di Pietro Zen. Altri 30 secondi per Breganze, che però spreca il possesso. Tottene in possesso, Tottene dall'altra parte, la conclusione di Tottene, murata. Ettore Barbieri più lesto a recuperare palla, a mettersi in proprio, a cercare di incunearsi nell'area, la doppia conclusione di Ettore Barbieri. Buona guardia di Matteo Dalla Valle a sventare le minacce. Il tentativo di dribbling di De Fosco viene fermato dal patting di Andrea Scortegagna. Ricordiamo che da quest'anno si può assolutamente giocare quindi in pattini, perlomeno in fase difensiva. Non è ammessa la segnatura col pattino. Scortegagna in possesso, si mette in proprio, tentativo di dribbling, perde palla, 2 contro 1 per Rolio Bassano. Pelva, ecco Pelva, la rete di Pelva, 3-0, 4-57, time out Diadema Roller Bassano, saldamente in possesso di questa partita. Il 3-0 di Capitan Pelva, implacabile a sfruttare l'assist di De Fosco. Sul triplo vantaggio la formazione ospite. Breganze che assolutamente deve provare a rimettersi in partita. Non sarà facile, però il Roller Bassano ha saputo pungere in contropiede e ha lavorato molto bene in difesa a protezione del proprio estremo difensore Matteo Dalla Valle, autore di un'ottima prova sin qui, e le reti sono state assolutamente tutte apprezzabili da parte degli ospiti. 3-0 per Diadema Roller Bassano. Breganze è chiamato a tentare la rimonta. Prepariamoci allora ad assistere a questi ultimi 5 minuti della prima frazione di gioco. Partita diretta dal signor Alessandro Canonico di Bassano, con l'assistenza al tavolo di Edoardo Pigato. È rientrato intanto Cristian Costenaro per Breganze. Si riparte, Tommaso Volpe, Giovanni Tagliapietra ha guardato per un attimo lo scatto di Ettore Barbieri, ma si erano chiusi a riccio i giocatori di Luis Nunes, che stanno meritando il vantaggio soprattutto in virtù di una difesa molto stretta e molto accorta. La conclusione di Cristian Costenaro trova il casco di Matteo Dalla Valle a negargli la gioia del gol. Si era esibito qualche minuto fa anche un altro tiro che aveva preso l'incrocio, ancora il tiro di Cristian Costenaro, ancora la parata di Matteo Dalla Valle. Pelva, Zen, Refosco, Pelva, ancora Refosco, Giostano a metà pista, i giocatori di Lione non hanno fretta, ovviamente sono avanti nel punteggio per 3-0, stanno letteralmente dominando il match, almeno sul piano del risultato, non sul piano magari del possesso palla, ma non c'è una corrispondenza matematica. Qui a un passo dal 4-0 con il tap-in di Andrea Marangoni, dopo il tiro di Edoardo Pelva. Dall'altra parte Tommaso Volpe, la parata di Matteo Dalla Valle, era andato a cercare il tap-in Giovanni Tagliapietra, non ha trovato la porta. Ancora Giovanni Tagliapietra, Ettore Barbieri all'indietro, Tommaso Volpe, la conclusione di Tommaso Volpe, ancora una parata con Tagliapietra e Barbieri a fare grappolo davanti al portiere ospite. Qui vediamo la decisione del signor Costenaro, che sventola il cartellino blu. Scusate, del signor Canonico, che sventola il cartellino blu a Cristian Costenaro. E allora Bassano avrà la possibilità di arrotondare ulteriormente nel punteggio. Con Pietro Zen, non dovesse trasformare il tiro libero diretto, avrà 2 minuti di power play. Signor Canonico che verifica la posizione della porta,
Pietro Zen sulla sfera, vediamo se opterà per il tiro o per la finta per andare a tentare il dribbling nei confronti del portiere avversario, che è il portiere di casa, Giulio Battistini, classe 2005, lo ricordiamo. 3-21, le finte di Pietro Zen, la parata di Giulio Battistini, scusate, ingaggio a 2, sventata la minaccia, però Bassano avrà 2 minuti di power play per provare ad andare sul 4-0, Breganze dovrà cercare di resistere per rimanere in partita. Giovanni Tagliapietra a contendere il possesso e se ne va Giovanni Tagliapietra. Tommaso Volpe sceglie il possesso, 2 minuti con Antonio Tagliapietra sulla porta d'ingresso della pista, ovviamente deve aspettare che trascorrano i 2 minuti, oppure nella malaugurata ipotesi che Breganze subisse il gol, allora a quel punto lui potrebbe entrare, si mette in proprio intanto Tommaso Volpe, si allunga la palla che viene allontanata dalla pista dal portiere ospite e allora ancora possesso per Breganze, ricordiamo è in inferiorità numerica. Diadema Rolli al Bassano che non è stato in grado di trasformare il tiro libero diretto per andare sul 4-0. Breganze che sullo 0-0 aveva fallito il tiro di rigore, quindi nessuna rete nelle situazioni di palla inattiva, o meglio nelle situazioni appunto di quelle che possono determinare i punteggi, vale a dire i tiri liberi e i rigori. In questo sport molto spesso fanno la differenza, questa sera non l'hanno fatta. Passano avanti nel punteggio in virtù di 3 reti di pregevole fattura realizzati in situazioni di transizione o di contropiede, che dir si voglia. Breganze in possesso con Tommaso Volpe, tenta di 1 contro 1 per le palle a metà campo, un errore grave, ne approfitta Andrea Maragoni, 4-0 di Adelama Roller, che quindi sfrutta la situazione di power play. No. Bassano sul 4-0, doppietta di Pelva, reti di Marangoni e Tottene. Entra intanto Antonio Tagliapietra, 4-0. 4-0 di Adelama Roller Bassano, la conclusione di Tommaso Volpe, non trova la porta. Breganze sicuramente ha subito forse questo risultato, deve provare a reagire, non è facile perché comunque la formazione ospite è più esperta e qui ad un passo dal 5-0 Breganze non deve assolutamente sbraccare, come si suol dire, deve rimanere salda nella partita, sapere che c'è tempo per tentare la rimonta, bisogna inventarsi qualcosa, lavorare molto più nel possesso palla per costruire situazioni offensive valide e provare a sfruttare magari quelle situazioni in ripartenza che possono rivelarsi più insidiose per gli ospiti, che sono avanti a 1 minuto e 45 per 4-0. Breganze che prova a alzare il pressing, la pallina ancora saldamente nelle stecche dei giocatori ospiti, con Refosco nella circostanza a contendere il possesso a Ettore Barbieri. Pelva, la conclusione da lontano, recupera palla per i propri colori Tommaso Volpe, l'accelerazione di Tommaso Volpe, ancora Tommaso Volpe tenta di un dribbling in una forzatura, un po' nervoso il numero 87 di casa, non ci sta a perdere, come si sa probabilmente qui ci mette in proprio, prova ad andarsene, mette palla fuori dalla pista. Si è fermato, aveva alzato la palla, forse aveva subito un colpo. Esce Tommaso Volpe, rientra Tommaso Battaglin, attenzione ancora Marangoni, la conclusione, la parata di Giulio Battistin. Ettore Barbieri a riportare in avanti i propri colori, Giovanni Tagliapietra, Tommaso Battaglin, la conclusione di Tommaso Battaglin è stata controllata, buona guardia, ancora un tentativo di Giovanni Tagliapietra, murato da Refosco, ripartenza in due, la conclusione di Refosco, la parata di Giulio Battistin, potenziale 3 contro 2 per Breganze. Antonio Tagliapietra,
il tentativo di trovare sul secondo palo il compagno Ettore Barbieri. Questa è un'ottima parata da parte di Matteo Dalla Valle, a un passo dal gol Braganze, ma ha negato la gioia del gol l'ex di serata, vale a dire un brillante Matteo Dalla Valle sin qui. Refosco recupera palla per i propri colori, in ripiegamento difensivo Antonio Tagliapietra, la conclusione di Antonio Tagliapietra, la parata, un altro rigore, un rigore o un tiro libero diretto, ma il fallo è stato commesso in area. Comunque il signor Canonico ha espulso Andrea Baragoni a 7 secondi 80 dal termine della prima frazione di gioco, 8 secondi che dir si voglia. Quindi vedremo se Braganza riuscirà a trasformare questa occasione. Il fallo ci pare sia stato commesso in area ai danni del giocatore rossonero. Questa sera Braganza sfoggia una maglia rosa, ci dovrebbe essere rigore comunque. Anzi no, tiro libero diretto. Giovanni Tagliapietra contro Matteo Dalla Valle. Braganza per provare a riaprire il match, almeno parzialmente. Non ci riesce Giovanni Tagliapietra. Ancora una conclusione, una serie di tiri. Finisce il primo tempo. Braganza sotto nel punteggio 4-0. Avrà quasi due minuti di power play all'inizio della seconda frazione di gioco. Ma intanto Diadema Roller Bassano va a riposo sul 4-0 in virtù della doppietta del suo capitano Edoardo Pelva, degli aretti di Totene e Andrea Marangoni. A risentirsi tra 7 minuti circa per il secondo tempo.
Bentornati all'ascolto, gentili signore e signori, qui dalla Palla Ferrarin di Breganze. Fausto Pozzan vi augura un buon secondo tempo di questa Veneta Lab Breganze di Ademar Roller Bassano. Penultimo incontro del girone di qualificazione di Coppa Italia, che sin qui è una partita che sin qui ha un solo padrone, la Diadema Roller Bassano in vantaggio per 4-0 al termine del primo tempo in virtù delle reti messe a segno dal suo capitano Edoardo Pelva e poi da Andrea Maragoni e da Mattia Tottene, che è il capocannoniere della formazione ospite per quel che riguarda la stagione sin qui, stagione che propone Coppa Italia, 15 reti per Mattia Tottene. Al termine del primo tempo c'è stata l'espulsione temporanea di Andrea Marangoni per 2 minuti, un cartellino blu. E allora Breganze avrà praticamente altri 2 minuti di power play per cercare magari di accorciare le distanze e provare a riaprire questa partita che lo vede sin qui soccombere in casa. Avevamo sottolineato in sede di presentazione l'importanza di questa partita ai fini della qualificazione. Breganze, Roller Bassano e Tiene si contendono l'unico posto che dà il diritto a partecipare alle Final Four di Coppa Italia per la Serie 2 edizione 2023-2024. Il detentore, lo ricordiamo, è proprio il Breganze. Si riparte, Costanaro, Battaglin, Bassano a difendere con il gol subito di Breganze con Tommaso Battaglin, che si è incuneato. Bassano aveva adottato una difesa a triangolo rovesciato con due vertici alti e una sola punta bassa, si è incuneato Tommaso Battaglin, alza e schiaccia, ha trafitto Matteo Dalla Valle, quindi Breganze accorcia le distanze. Breganze quindi prova a riavvicinarsi nel match. Possesso per Diadema Roller Bassano, Zenna all'indietro per Nicola Rigon, Pelva, anzi Tottene non riceve bene la palla passatagli da capitan Pelva. Breganze che prova magari sull'onda favorevole, emotiva favorevole dell'aver sbloccato il risultato, a spingere, a mettere all'angolo, come si suol dire, Roller Bassano, che comunque ha adottato questo tipo di difesa sin da inizio partita. Qui c'è un tiro da lontano richiesto a Costenano che va a cercare il rimbalzo. Breganze in situazione abbastanza aggressiva di pressione per cercare il recupero rapido della sfera, ma giostrano da par loro i giocatori di Luis Nunes. Tottene, Nicola Rigon, adesso Breganze ha abbassato la difesa. A fare la differenza sì, qui sono state le micidiali ripartenze degli ospiti. Qui c'è una buona riconquista di sfera per Ettore Barbieri, che concede quindi una nuova opportunità ai propri colori. Tommaso Battaglin, il suo incedere a testa alta, a volte con una sola mano, a cercare di favorire la giocata di Ettore Barbieri, che ha ricevuto sfera da lui. Siamo a metà pista però, con Cristian Costenaro, si mette in proprio Cristian Costenaro, il tiro, la parata agevole per Matteo Dalla Valle, l'ex di turno, lo ricordiamo. Il blocco di Cristian Costenaro, che però si fanno soffiare sfera da Nicola Rigon, che se ne stava andando verso Giulio Battistin. Ha perso palla scivolando a un passo dal portiere di casa. La conclusione intanto qui di Tommaso Battaglin, la parata di Matteo Dalla Valle. Pelva, lo spunto di Pelva all'indietro per Tottene, dall'altra parte sul fronte sinistro del fronte d'attacco, se ne va Tottene, guarda per un attimo Giulio Battistini, magari ha pensato al tiro, invece si rifugia in un passaggio per Pietro Zen. Pelva, 4-1 vantaggio roller. Ottima la giocata di Zen, che si è liberato di un avversario con una pregevole trottola. All'indietro per Nicola Rigon, ancora Pelva in possesso, accompagnata di Pelva, non trova la porta, era un tiro quasi di alleggerimento al limite dei 45 secondi. Possesso per Breganze, Cristian Costenaro, Tommaso Battaglin, ripartono i giocatori di Gabelletti e la sotto nel punteggio per 4-1 in casa. Ettore Barbieri all'indietro per Tommaso Volpe,
tentativo di accelerare Tommaso Volpe, un passaggio impreciso, o meglio preda di Nicola Rigon, molto motivato il 72 Sandicense. E qui c'è un tentativo di dribbling di Totener, conquista palla, qui cade Tommaso Battaglin, guarda per un attimo il direttore di gara che non concede il fallo che magari chiedeva il 28 rossonero, questa sera in completa rosa con calzoncini grigi. Qui il tentativo di infilare sul secondo palo per Ettore Barbieri. Zen, la conclusione, non trova la porta nel rimbalzo, il più lesto è Cristian Costenaro, che è un passaggio impreciso per Tommaso Battaglin, peccato. Dall'altra parte con Pietro Zen, il match che si sta aprendo, la conclusione, gol! Il gol di Edoardo Pelva, 4-5-1, tripletta di Edoardo Pelva, sorpreso sul secondo palo Giulio Battistin, lo consolano i compagni. Eccola qua, la rete, un tiro accompagnato ad anticipare il tentativo di parata del portiere rossonero. È stato un bel tiro in realtà da parte di Edoardo Pelva, perché ha guardato fino all'ultimo dove infilare il portiere avversario e ci è riuscito. 5-1 quindi Roller, il tentativo di provare la rimonta per adesso viene smorzato da Bassano con la rete del suo capitano, tre reti per lui sin qui, gli altri due messi a segno da Tottene e Andrea Marangoni. Va a commettere fallo Cristian Costenaro, è un fallo tecnico, non è di squadra, situazione fallo di squadra, 4 commessi da Braganze, 3 commessi da Diadema Roller Bassano, saldamente avanti nel punteggio. Rigon, Zen, Tottene, Cristian Costenaro per un attimo, Rigon, Tottene dietro la porta di Giulio Battistin, ancora Rigon in possesso, all'indietro per Pietro Zen. Tottene cercava di favorire l'inserimento dalla parte opposta di Edoardo Pelva, passaggio leggermente impreciso dall'altra parte. Tommaso Volpe, tentativo e gol di Tommaso Volpe, un gol bellissimo, 5-2. Braganze che vuole provare a riaprirla, si è messo in proprio Tommaso Volpe, è uscito dal secondo palo da dietro porta, un alza e schiaccia sul secondo palo, non ha lasciato scampo a Matteo Dalla Valle. Bel gol di Tommaso Volpe, 87 di casa, 16esima rete per lui in questa pre-season o Coppa Italia che dir si voglia. Time out chiamato intanto da Luis Nunes. Aggiustare i giocatori ospiti a metà pista, poi qui c'è lo spunto di Nicola Rigon, provano magari a pensare al raddoppio Cristian Costenaro, Ettore Barbieri, fa tutto Ettore Barbieri che gli stava portando via la palla. Pelva, una demi-volée di Cristian Costenaro, e però siamo dall'altra parte con Tottene, sarebbe stato rigore col vecchio regolamento, evidente l'azione difensiva di Tommaso Battaglin con il pattino. Intanto il signor Canonico ferma il gioco, assegna il possesso a Bassano, ma si riprenderà dopo il time out chiamato dall'allenatore ospite. 19-13 al termine, vediamo alcune delle reti che stanno decidendo l'incontro. Questo è il primo di Mattia Tottene, 15esima rete stagionale per lui. E qui vediamo bellissimo gol del 3-0 di Edoardo Pelva, una rete molto bella, il 4-0 di Andrea Marangoni in ripartenza, palla rubata a metà campo, il gol in apertura di ripresa, in alza e schiaccia, due gli alza e schiaccia con cui Braganze ha trafitto il portiere ospite, e qui il bel gol di Edoardo Pelva invece a prendere in controtempo il portiere di casa, e poi il pregevole gesto tecnico di Tommaso Volpe per la seconda rete di Braganze. 5-2 quindi per Diadema Roller e Bassano, prepariamoci ad assistere a 19 minuti in cui Braganze vorrà provare a ritornare in partita e Roller Bassano ovviamente vorrà cercare di o allungare nel punteggio o comunque a capitalizzare i tre punti che sin qui
si stanno profilando a favore della formazione bassanese ospite. Sul punto di battuta Tottene a scambiare con Rigon. Il passaggio non viene controllato da Zen, subito a cercare di riconquistare palla per i propri colori che sta a Costenaro, infatti il fallo di 5 secondi. Possesso per Breganze. All'indietro, se ne va all'indietro Cristian Costenaro, sul punto di battuta Ettore Barbieri e Tommaso Battaglin, autore del primo gol, a conclusione di Cristian Costenaro, sporcata dal bastone e deviata dal bastone, meglio, da parte di Nicola Rigon. Siamo ancora a metà campo, ripartono i giocatori di Gabriele Teglia, la conclusione di Tommaso Volpe, la parata di Matteo Dalla Valle, lo spunto di Nicola Rigon, risponde presente Giulio Battistin. Possesso per Breganze, la progressione di Tommaso Volpe a testa alta dietro la porta di Matteo Dalla Valle, va alla conclusione Tommaso Battaglin, la palla tocca anche il soffitto del palla Ferrarin, la conclusione adesso di Tommaso Volpe, ancora fa buona guardia Matteo Dalla Valle. 18 minuti ormai al termine, tre reti da rimontare per Breganze, tre reti di vantaggio da conservare per Diadema Roller Bassano. Con Tottene cercano di raddoppiarlo, ma si libera della sfera con un retropassaggio a favorire l'azione di capitan Edoardo Pelva, ancora in possesso, a servire Zen, Rigon, Pelva e Tottene, i quattro giocatori di movimento del Diadema Roller Bassano. Costenaro, Volpe, Barbieri e Battaglin, i giocatori di movimento di Breganze. Recupera palla Tommaso Volpe nel traffico, cade Pietro Zen per effetto dell'intervento di Ettore Barbieri, che poi va e subisce fallo da Zen. Il signor canonico fa segno che probabilmente bisogna pulire la pista. Punizione intanto all'angolo destro, all'angolo basso alla destra del potere d'attacco della formazione di casa. Costenaro, Battaglin dietro la gabbia di Matteo Dalla Valle. Costenaro, la conclusione, la parata di Matteo Dalla Valle, sempre ben piazzato a protezione della propria gabbia. Barbieri, Battaglin, l'azione di Battaglin, lo va ad aiutare Cristian Costenaro, subisce un altro fallo. Roller Bassano che si sta caricando di falli, mi sembra che ne abbia commesso 5 con questo. Sì, situazione falli, 5 commessi da Roller, 4 da Breganze, ma quello che è più importante è il punteggio. 5-2 per Diadema Roller Bassano. La conclusione sporcata da attentato alla deviazione Cristian Costenaro, sul tiro da lontano di Tommaso Battaglin. Ancora Cristian Costenaro che si mette in proprio all'indietro ad alleggerirsi per l'azione di Tommaso Volpe. Vediamo se riproverà la giocata precedente, non è così. Tenta di servire all'indietro il proprio compagno di linea di tante battaglie dalle giovanili sin qui al campionato di A2, vale a dire Tommaso Battaglin. Gli deve non la palla che esce dal rettangolo di gioco. Punizione per Breganze, con Cristian Costenaro a metà pista. La conclusione ribattuta dai bastoni e dalle gambe dei difensori di Luis Nunes. Il tema tattico è lo stesso, i giocatori di Luis Nunes a protezione della propria porta, una difesa molto bassa quella ospite, quasi una zona. E Breganze che cerca qualche pertugio, non lo trova. Possesso per Breganze, protesta Tottene, ma il signor canonico non cambia la sua decisione. Possesso per Breganze che prova a inclinarsi con Tommaso Battaglin, che subisce fallo e viene punito per simulazione, warning in arrivo al carico di Tommaso Battaglin.
reo a dire del direttore di gara di aver simulato. E allora possesso per Roller, Diadema Roller Bassano, avanti nel punteggio. Pelva, il capitano della Diadema Roller Bassano. Rigon, Totene, giocano di prima i giocatori di Luis Nunes, però riconquistano palla gli atleti di casa. Cristian Costanaro, la conclusione non molto lontana dal palo alla destra di Matteo Dalla Valle. All'indietro per Cristian Costanaro, si mette in proprio Cristian Costanaro, serie di batti e ribatti, passaggio impreciso, l'ultimo passaggio, peccato per Breganza, era una buona iniziativa caparbiamente voluta dal suo numero 88 e non 66 come avevo detto in serie di presentazione, chiediamo scusa. La conclusione, adesso un'alta deviazione, Breganza che si affida a questo, e qui c'è, è quasi a un passo dalla rete, con Tommaso Battaglin che fa segno al signor Canonico, guarda che come prima, cioè nel senso della palla che avrebbe colpito la traversa e sarebbe entrata. Così non è di questa opinione il direttore di gara, si rimane sul 5-2, però è stata sicuramente un'ottima iniziativa. Qui Tommaso Battaglin ha cercato di sorprendere Matteo Dalla Valle, che ha messo il pattino. Poi va lì dietro per Totene, si mette in proprio Totene, tenta il pallonetto, bellissima rete di Totene, 6-2 Bassano, bellissima rete di Totene, doppietta per lui. E qui, se non è un gol che sa di sentenza, ci si avvicina molto. È stato bravo Totene qui, freddo, un pallonetto di rovescio molto bello, anche una deviazione a impedire a Giulio Battistin di controllare la palla. Bassano quindi, Diadema Roller Bassano, molto vicino alla conquista dei tre punti che gli consentirebbero di arrivare a quota 15, Breganza rimarrebbe a 13. Sarebbe comunque tutto rimandato all'ultimo punto, all'ultimo turno, scusate, con Roller Bassano che si dovrebbe misurare con il San Rigo, Breganza invece impegnato a Tiene. A quel punto forse per il passaggio del turno sarebbero favorite Tiene, più Tiene che Roller Bassano, proprio in virtù del punto in più che comunque avrebbe la formazione tienese. Breganze dovrebbe vincere in quel di Tiene e sperare nel fatto che il Roller non vinca il proprio incontro per potersi qualificare. Poi tra l'altro, in caso di arrivo a pari punti con Tiene, Breganze dovrebbe vedere anche la questione differenza rete negli scontri diretti. Si riparte intanto Giovanni Tagliapietra nelle file dei giocatori di casa della Veneta Lab. Breganze sotto pesantemente nel punteggio per 6-2. Barbieri, Volpe, Battaglin, ancora Tommaso Volpe, la conclusione, Ettore Barbieri è un passo da Matteo Dalla Valle, non trova la deviazione vincente. Ci stiamo avviando quasi a metà del secondo tempo. Qui c'è un ottimo intervento difensivo di Ettore Barbieri, che però mette giù il ginocchio, tocca la palla, a termini di regolamento il fallo ci sta, Ettore Barbieri, e viene fischiato un fallo di squadra, vediamo. Vediamo. Fischiato fallo di squadra contro Roger Bassano. 13:47. Sesto fallo di squadra commesso da Breganze. 5 falli di squadra commessi da Bassano. Vediamo, forse se. No, rimane nel 5-5 situazione falli. La conclusione adesso, Tommaso Volpe viene deviata. Rigon. Cartellino blu sventolato a Tommaso Battaglin, reo magari di qualche protesta di troppo. E allora, con Gabriele Tiella che deve
invita il proprio giocatore a non protestare. Tommaso Battaglini non ha digerito la decisione del signor Calonico di qualche minuto fa, quando un suo tiro aveva colpito la traversa, a suo dire barcando la porta. Probabilmente da qui si deve la genesi delle proteste magari di Tommaso Battaglini, che si era innervosito in una circostanza, poi non so cosa è successo adesso nello specifico. A termini di regolamento, poiché il blu è stato sventolato mentre il gioco era in corso, il tiro libero diretto ci sta purtroppo per Breganze, e ovviamente bene per Massano, che adesso ha la possibilità di allungare ancora nel punteggio con Nicola Rigon. Rigon contro Battistin, 13.34 al termine. Ora Nicola Rigon, la parata di Giulio Battistin. 2 minuti di power play per Diadema Roller Bassano, che ha quasi metà della ripresa. E avanti di 4, precisamente per 6-2. Doppietta di Tottene, tripletta di Edoardo Pelva, rete di Andrea Marangoni. Ottima sicuramente la prestazione della formazione ospite. La conclusione di Pelva con Tommaso Volpe, che recupera per sfera per un attimo, poi la perde. Ancora Pelva a favorire la nuova iniziativa d'attacco degli ospiti. Del Fosco a tagliare davanti al triangolo difensivo con due vertici bassi, Barbieri, Giovanni Tagliapietra. Vertice alto per Tommaso Volpe. Tottene, Giovanni Tagliapietra per un attimo, poi recupera la palla, subisce fallo. Vediamo cosa viene assegnato. Sì, il fallo di squadra a favore di Breganze e contro la Roller Bassano. Sesto fallo di squadra commesso dagli ospiti. Siamo a metà della seconda frazione di gioco. Breganze in inferiorità numerica e sotto nel punteggio per 6-2 in casa. Barbieri dietro la gabbia di Matteo Dalla Valle, lo raddoppiano Refosco e Marangoni. All'indietro per Giovanni Tagliapietra. Tommaso Volpe, Ettore Barbieri, Giovanni Tagliapietra, Ettore Barbieri. Breganze riesce a aggiustare pur in inferiorità numerica, ma naturalmente oltre al far trascorrere il tempo Breganze avrebbe anche il problema di provare ad avvicinarsi nel punteggio alla formazione ospite. Ancora un possesso comunque per la formazione di casa, a 12 minuti al termine. Barbieri, la conclusione, la parata di Matteo Vallavalli. Ancora 45 secondi in favore di Breganze per tentare la conclusione questa partita, che per quanto riguarda la sua seconda frazione ha già varcato la metà. Uno dei bambini del mini hockey a consegnare palla ai protagonisti di questa partita. Breganze ha sicuramente un settore giovanile importante come numeri e anche come rendimento. Pelva qui pasticciano un po' in fase di conclusione, buon per Breganze, ma ancora palla nella sfera in possesso, saldo possesso degli ospiti. Terminato il power play, indenne per Breganze, ed è una buona notizia ovviamente per la formazione di casa, con Bassano che comunque ha il problema di far trascorrere questi 11 minuti e poi potrà festeggiare la conquista di 3 punti importantissimi per quanto riguarda la propria pre-season, il proprio tentativo di qualificarsi alle finali di Coppa Italia, riservata alla categoria di Serie 2. Ricordiamo la Coppa Italia, la fase finale di Coppa Italia è una vera e propria festa dell'hockey italiano, perché vengono assegnati tutti i titoli, il massimo titolo della Serie 1, poi la Serie 2, la Serie B e la femminile. Vedremo quale sarà la sede designata in questo per il 2024, che lo ricordiamo sarà
un anno importantissimo per quanto riguarda la disciplina dell'hockey pista e comunque di tutte le discipline rotelistiche, perché in Italia si svolgeranno i World Roller Games, che per quanto riguarda questa disciplina vedrà le gare che si disputeranno in Piemonte. Attenzione qui Andrea Marangoni, bravo Giulio Battistin a negargli la gioia del gol. Tommaso Volpe dall'altra parte, altrettanto bravo Matteo Dalla Valle. Marangoni, De Fosco, la conclusione, ancora una parata di Giulio Battistin. Ettore Barbieri a un passo dal servire Giovanni Taglia Pietra, che non riesce ad arrivare sulla sfera. Ancora Tommaso Volpe, il tentativo di tunnel addirittura ai danni di Andrea Marangoni, con questa palla per un momento Mattia Tottene, e poi si para davanti Giovanni Tagliapietra. Antonio Tagliapietra all'indietro per Tommaso Volpe. Antonio Tagliapietra all'indietro, Giovanni Tagliapietra, la conclusione, la respinta, Pelva, Andrea Marangoni, Pelva. Sono trascorsi 10 secondi, allora Braganza che ha un'altra opportunità. Ettore Barbieri, la conclusione, i pattini di Edoardo Pelva a sventare la minaccia. Marangoni, De Fosco, gioca sul velluto, rigore, fermato Mattia Tottene, lanciato su una brillante transizione della formazione ospite, che gioca naturalmente in tranquillità in virtù delle quattro reti di vantaggio. Rigore sul dischetto, ci va Mattia Tottene, che dall'alto dei suoi 16 gol stagionali sin qui messi a segno magari vorrà provare a incrementare il proprio bottino personale. Tottene contro Giulio Battistin, la rete di Mattia Tottene, 7-2 Bassano. Diadema Roller Bassano assolutamente in possesso di questo match. I supporters ospiti ribadiscono la loro soddisfazione. È entrato intanto Capitan Scortegagna, lo ha cercato Giovanni Tagliapietra, ma siamo già dall'altra parte con Pelva che si mette in proprio, cade ancora in area, non ravvisa regolarità stavolta il direttore di gara. Tripletta quindi per Mattia Tottini, tripletta per Edoardo Pelva, reti di Marangoni. E Zemmi sembra per le sette reti che stanno, anzi no, tre reti Tottene, tre reti Pelva, un gol Marangoni. Questi gli autori delle reti che stanno decidendo questa partita in favore del Diadema Roller Bassano. Cade intanto in area Antonio Tagliapietra, facendo di rialzarsi Pelva. Dall'altra parte con De Fosco, ancora Marangoni, la conclusione non trova la porta. Braganza che adesso ha un'opportunità, 2 contro 2. Andrea Scortegagna subisce il rientro di De Fosco, ma ancora comunque Bassano in possesso. De Fosco all'indietro per Pelva, ancora De Fosco, Tottene, tentativo di dare vai, ma ancora un'opportunità per Braganza con Cristian Costenaro, Giovanni Tagliapietra, Cristian Costenaro, la conclusione di Cristian Costenaro, non trova la porta anche per una deviazione. Antonio Tagliapietra in possesso, subisce fallo Antonio Tagliapietra, è il settimo fallo di squadra commesso dagli ospiti. Alle viste il rientro in pista di Tommaso Battaglin, autore del primo dei due gol con cui Braganza sin qui è stato in grado di battere il portiere ospite Matteo Dalla Valle, ma Bassano ha gonfiato la rete braganzese per ben 7 volte e quindi
il match a 7 minuti e 17, assolutamente un padrone, ed è il Diadema Roller Bassano. Cristian Costenaro, la conclusione di prima intenzione, raso terra, nessun problema per Matteo Dalla Valle. All'indietro Cristian Costenaro, stop e tiro alto, sulla palla vagante ci va per primo Antonio Tagliapietra, e che segni, mette a segno il suo personale gol. Braganzi ha fatto 3 reti, tutti e 3 in alza schiaccia. 6:59, 7-3 Diadema Roller Bassano. Ci credono i supporters di casa, l'hockey pista ha visto di tutto. Bassano ci è sembrata formazione solida, e quindi Braganzi è chiamato sicuramente un compito improvo. Ci prova però Antonio Tagliapietra, autore del terzo gol per i propri colori, con Andrea Scortegagni che va a commettere fallo di squadra ai danni di Capitan Pellaro, ci sembra. Chiede distanza De Fosco, recupera una buona palla per i propri colori Andrea Scortegagni. Allora Cristian Costenaro, il tentativo di alza schiaccia ribattuto, l'ennesimo tentativo di alza schiaccia in blu, svettorato ad Andrea Scortegagni, reo secondo il direttore di gara di aver spostato la porta. E allora un'altra opportunità su tiro libero diretto per gli ospiti. Fosco, no, vediamo, ci va Zenna a tentare di trasformare il tiro libero diretto, con Braganzi che dovrà, nel caso in cui Giulio Battistin parasse il tiro o comunque Zenna non inquadrasse la porta, trascorrere altri 2 minuti in inferiorità numerica e sotto di 7-3, è sicuramente un'impresa ancora più difficile. Le finte di Pietro Zenna, la parata di Giulio Battistin, e allora 2 minuti di power play con Cristian Costenaro che non ci pensa su. Gioca all'indietro da Giovanni Tagliapietra, ma rapidamente Braganzi cerca una conclusione, anche se in 3 la formazione di casa capabilmente e generosamente cerca comunque di portarsi rapidamente al tiro, e adesso Bassano congela il possesso e assolutamente ne ha facoltà dall'alto delle proprie 4 reti di vantaggio. Le finte di tiro di Totene e il tentativo di pallonetto di Pelva, impreciso. Totene, Pelva un passo ancora, bravo Giulio Battistin. Dall'altra parte, Cristian Costenaro lanciato da Antonio Tagliapietra, si mette in proprio Cristian Costenaro, entra in area. Possesso dall'altra parte per Diadema Roller Bassano. Totene, tiro alto. Cristian Costenaro che va a protestare con l'arbitro che non fa una piega. 5:34 a termine la partita. Giovanni Tagliapietra, ancora Giovanni Tagliapietra, Cristian Costenaro che se ne va in mezzo a 3. Antonio Tagliapietra caparbiamente anche lui a caccia della palla, non ci stanno i giocatori di casa, ma forse è tardi. Giovanni Tagliapietra, tentativo di uno contro uno, si mette in proprio Giovanni Tagliapietra, cade facendo di alzarsi il direttore di gara. Dall'altra parte Edoardo Pelva a servire De Fosco, un tentativo Antonio Tagliapietra che salva un gol sulla linea e se ne va dall'altra parte, un'accelerazione di Antonio Tagliapietra che si mette in proprio, entra in area, lo fermano quelli di Luis Nunes con Pietro Zenna. Totene, eccola la rete di Pietro Totene a mettere a segno l'ottava rete, 4-3 a 4:34 al termine, 8-3 di Diadema Roller Bassano. E qui credo proprio che questo match dica la sua parola fine, anche se è stato lodevole il tentativo di Braganzi sotto nel punteggio e sotto di un uomo di provare comunque a giocare, di provare comunque a ritornare in partita, di provare almeno a segnare un'altra rete. Ci prova ancora Cristian Costenaro, serve Giovanni Tagliapietra,
dietro la gabbia. Il tentativo ancora di venire fuori da dietro porta a mettere in difficoltà il portiere ospite. Recupera la palla, primo piccolori, Tommaso Battaglin. Antonio Vaia Pietra, tiro raso a terra, controllato saldamente da Matteo Dalla Valle. E allora Cristian Costanaro dall'altra, che comunque vi propone l'ennesimo spunto. Bravo Cristian Costanaro, se non altro per volontà. Tanto un cambio, Antoniazzi per Mattia Antoniazzi per Valle Bassano. Recupera la palla a Breganze, è un cattivo controllo di Italia Pietra. E sono queste magari le situazioni da migliorare: il controllo di palla in una possibile transizione offensiva da sfruttare assolutamente. E allora Roller a giostrare con Giovanni Tagliapietra, a sfidare, a cercare il possesso nei confronti di Zen, che si libera della palla. Serve Edoardo Pelva dall'altra parte con Refosco, che varca la metà pista. All'indietro la capitan Pelva, tripletta per lui stasera, quaterna per Tottene. E gol di Andrea Maranguni. Giovanni Tagliapietra, la parata di Matteo Dalla Valle. De Fosco. Fallo di squadra fischiato contro Tommaso Battaglini. 2 minuti e 40. Ormai questa partita. Ha già detto che Roller Bassano si porterà a 15 punti e cambia anche il proprio portiere. Esce Matteo Dalla Valle, entra Mattia Bonotto sull'8-3 per la formazione ospite. Complimentato Matteo Dalla Valle, ex della partita. Si riparte, Pelva. Antonio Dalla Pietra che ruba la sfera agli avversari. Tommaso Battaglin in possesso. Antonio Dalla Pietra. 2 minuti e 15 al termine. Breganze che purtroppo deve capitolare in casa, ma ha giocato un'ottima fase di qualificazione di Coppa Italia, dobbiamo ricordarlo. È la seconda sconfitta in questo girone di qualificazione. Ancora una parata di Bonotto, che si sta disimpegnando molto bene. Antoniazzi dall'altra parte, la conclusione di Antoniazzi, non trova la porta. Refosco, fino alla fine i giocatori di Gabriele Tiella a produrre il loro massimo impegno. Bassano assolutamente dominato l'incontro, è stata capace la formazione ospite di capitalizzare tutte le occasioni che ha avuto in ripartenza, in contropiede. Ha difeso molto bene la propria porta e Breganze ha dovuto fare ricorso a tre magie, tre alze schiaccia per mettere a segno le proprie reti. Tant'è, appuntamento magari rinviato per il campionato. Breganze comunque dovrà concludere al meglio il proprio girone di qualificazione di Coppa Italia sabato prossimo in quegli tiene, e poi preparare il debutto in campionato, che sarà difficilissimo perché trasferta in quel di Modena. Vedremo, dovesse Breganze rispugnare tiene, Rolio Bassano ha la partita contro il San Drigo per cercare di qualificarsi. Ecco la rete intanto di Antonio Tagliapietra sull'assist del fratello Giovanni a 48 secondi. 8-4 per Diadema Roller Bassano. Potrebbe essere questo il punteggio finale. Staremo a vedere, ma in ogni caso Breganze, se non altro, fino alla fine ha prodotto il proprio impegno. La doppietta quindi di Antonio Tagliapietra e le reti messe a segno da Tommaso Battaglini e Tommaso Bonotto. Cristian Costanaro a cercare Tommaso Battaglini, ma lo hanno fermato, l'ha fermato il capitan Pelva. E qui a un passo dalla
non a rete. Invece siamo dall'altra parte con Braganza che ha un'opportunità. Peccato, il passaggio di ritorno di Tommaso Badaglini è stato preda di difensori ospiti con Edoardo Pelva. È un'ottima parata questa di Giulio Battistin, 20 secondi dalla fine, a impedire la nona rete. Qui un numero di Antonio Della Pietra, lo scambio all'indietro per Cristian Costanaro, non trova la porta. C'era comunque ben, era ben piazzato il portiere ospite, 10 secondi al termine della partita. Refosco Antoniazzi, la conclusione di Antoniazzi, la traversa di Antoniazzi, 3 secondi, si ferma Giovanni Della Pietra, accetta il verdetto del campo, vince Roller Barsano 8-4, si porta a 15 punti classifica, supera Braganza che rimane a 13, a un turno dalla fine di questo girone di qualificazione di Coppa Italia. Match diretto dal signor Alessandro Canonico con l'assistenza di Edoardo Pigato. Per quanto riguarda le partite del Veneto Lab di Braganza, stagione di Serie 2 per la seconda squadra dell'Hockey Braganza, appuntamento ai match di campionato, campionato che inizierà il 6 gennaio con la trasferta in quel di Modena. Roller Barsano quindi che contenderà al Tiene il passaggio del turno. Braganza teoricamente potrebbe ancora sperare, ma devono succedere incroci particolari. Sicuramente Tiene adesso è padrone del proprio destino, perché dall'alto dei suoi 16 punti ne ha uno da gestire nei confronti del Roller Barsano. E vedremo comunque quali saranno i verdetti di questi gironi di qualificazione di Coppa Italia, che sono serviti sicuramente alla formazione di casa per fare esperienza. Ricordiamo appunto l'età media Braganza, una formazione composta per la maggioranza da atleti nati nel 2005, poi ci sono 2006-2007. Nel 2004 è Giuseppe Tagliapietra che stasera non ha giocato. È il capitano del Roller Barsano. Scusate, del Braganza, è Andrea Scortegagna, classe 1999. Bassano è sicuramente formazione maggiormente esperta e comunque ha meritato la vittoria 8-4. E vedremo nell'ultima giornata quali saranno i verdetti di questo avvincente girone di Coppa Italia, che ha una giornata dal termine non ha ancora un padrone. È tutto per il è tutto qui dal Palla Ferrarin di Braganza. Fausto Pozzan vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alle prossime telecronache delle partite dell'Hockey Braganza, Serie 1, Serie 2, qui dalla piattaforma digitale Hockey Pista Fisr TV. Qualche volta anche le partite vengono riprese da MS Channel, canale Sky 814. L'operatore è Marian Monteano e l'augurio di una buona serata qui dal Palla Ferrarin è tutto. I più cordiali saluti da Fausto Pozzano.